Buongiorno a tutti voi che mi guardate e mi ascoltate. Buon martedì santo. Continua il nostro percorso di avvicinamento alla Pasqua. Ma anche se sembra vicina la meta, in realtà dobbiamo ancora percorrere parecchia strada e non senza peripezie. L'importante credo però sia di avere primo lo sguardo fisso su Gesù. È lui l'esempio da seguire, il modello, sono sue le orme che dobbiamo calcare e seconda attenzione è data dalla consapevolezza di sapere che qualsiasi peripezia affronteremo, non l'affronteremo da soli, anzi lui la affronterà con noi, lui per primo la affronterà. Oggi la liturgia ci presenta una parte del capitolo 13 di San Giovanni che vi invito a leggere, dove il racconto inizia descrivendo un fatto drammatico. Dice il testo che Gesù è commosso profondamente e in questa commozione dichiara ai suoi discepoli con i quali è raccolto, dice, qualcuno di voi mi tradirà, lapidario. Per ora penso che passi in secondo piano il domandarci che cosa possano aver pensato quegli uomini sentendo questa dichiarazione. Preferisco che ci concentriamo su Gesù e sulla sua commozione. Avrà sicuramente provato una sorta di smarrimento, di abbandono. Avrà pensato a come quella missione che gli era affidata possa miseramente fallire, tutta la fatica fatta. Eppure Gesù non si ferma in quel turbamento. Gesù non si ferma a quella visione della realtà. Gesù va oltre. E dopo che Giuda è uscito, lì Dio interviene e lo illumina e dice «Ora il figlio dell'uomo verrà glorificato». Con questa frase Gesù fa capire che il suo sguardo ora vede in modo diverso, anzi vede come Dio passi attraverso le miserie umane e vada oltre le miserie umane. Gesù si rende conto di questa potenza di un Dio che scavalca, supera le fragilità e le cattiverie umane. E potrebbe essere questo un esempio concreto da seguire, oppure una meta alla quale tendere, cioè chiedere a Dio che ci aiuti ad avere lo sguardo di Gesù, che ci aiuti a allenare la nostra vista per cercare la presenza di Dio in tutte le peripezie che dovremo affrontare. Buon martedì santo!